Il tesoro più grande di Amit Garg. Un giorno Pietro trovò la mappa di un tesoro. Hurra! Troverò questo tesoro ed avrò un sacco di avventure, esclamò. Così Pietro si mise in viaggio. Camminò a lungo fino a raggiungere infine una foresta. Lì incontrò il leone. Tu sei forte e coraggioso, disse Pietro al leone. Vuoi venire con me alla ricerca di un tesoro? Il leone accettò e si unì a Pietro. La foresta era fitta ed oscura. Pietro aveva paura, ma con il leone al suo fianco la superò. Quando i due raggiunsero infine la montagna, incontrarono l'aquila. Tu hai un'ottima vista e ci puoi avvisare dei pericoli, disse Pietro all'aquila. Vuoi venire con noi? Siamo alla ricerca di un tesoro. L'aquila acconsentì e si unì a Pietro e al leone. Le montagne erano alte e scoscese. Il leone scivolò. Ma Pietro fu abbastanza svelto da dargli una mano per tirarlo su. L'aquila, con la sua vista acuta, vigilò sui loro passi. Di lì a poco arrivarono alla valle sottostante, dove incontrarono la pecora. «Vuoi venire con noi alla ricerca di un tesoro?» Pietro chiese alla pecora. «E tenerci caldi quando fa freddo?» La pecora disse di sì e si aggregò a Pietro, al leone e all'aquila. Un vento freddo spazzava le distese sterminate. Si rannicchiarono tutti intorno alla pecora che li tenne caldi e riparati. I quattro arrivarono infine ad un deserto dove incontrarono il cammello. «Ti chiamano la nave del deserto?» disse Pietro al cammello. «Vuoi aiutarci ad attraversarlo e unirti a noi nella ricerca di un tesoro?» Il cammello accettò. Pietro, il leone e la pecora salirono in groppa al cammello e si avviarono felicemente attraverso il vasto deserto, con l'aquila che si godeva lo spettacolo dall'alto. Il cammello iniziò a galoppare e tutti lo incoraggiavano con entusiasmo. Attraversare il deserto in groppa al cammello era un'esperienza emozionante. I cinque giunsero infine all'oceano, dove incontrarono la tartaruga. «Ci puoi aiutare ad attraversare il mare?» chiese Pietro alla tartaruga. «Siamo sulle tracce di un tesoro». La tartaruga acconsentì e si unì a Pietro, al leone, all'aquila, alla pecora e al cammello. Il mare mosso fece quasi affogare la compagnia, ma la tartaruga fu un abile timoniere nel portare a termine la traversata. Sull'altra sponda incontrarono il gufo. Il gufo parlò con la sua antica saggezza. «Congratulazioni! Avete trovato il tesoro!» «E dov'è?» esclamarono tutti sorpresi. «Insieme avete attraversato la foresta, scalato le montagne, vi siete avventurati nella valle, avete affrontato il deserto ed oltrepassato l'oceano. Non ci sareste mai riusciti l'uno senza l'altro». Si guardarono tutti tra di loro e si accorsero che il gufo aveva ragione
avevano trovato l'amicizia. Infatti, avevano trovato il più grande di tutti i tesori.